Mirko Melchiorre, coregista del documentario Pigs, ovvero Come imparai a preoccuparmi e a combattere l'austerity, in uscita in sala oggi giovedì 27 aprile. Mirko, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie per averci ospitato di nuovo. Eh sì, ce l'eravamo promesso, abbiamo detto in occasione dell'uscita ci risentiremo, così è stato. Mirko, allora, per chi ci ascolta, di cosa parla Pigs? Ma Pigs è semplicemente un'indagine lucida e ironica su quella che è stata la crisi in Europa, su quella che è stata la crisi finanziaria, e ne distrugge diciamo di questa crisi i dogmi su cui è stata costruita tutta l'architettura dell'Europa. È un'analisi lucida che si divide in due livelli. A un livello macroeconomico abbiamo fatto un'indagine attraverso le analisi di economisti, di pensatori intellettuali come Noam Chomsky, come De Graue, come Varoufakis, in Italia abbiamo Henri De Luca, e attraverso loro appunto abbiamo capito come i paesi che vengono definiti pigs, e da qui il titolo del nostro film, che sono i paesi appunto Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, definiti pigs perché avevano un debito pubblico altissimo, l'inadeguatezza non risiede tanto in questi paesi quanto appunto nell'architettura su cui si basa l'eurozona. E questa lettura macroeconomica, questa indagine macroeconomica l'abbiamo rapportata a una storia una storia piccolina, una storia micro, una storia ambientata in provincia di Roma, che racconta la storia di una cooperativa sociale. Questa cooperativa sociale sta rischiando di chiudere a causa appunto dei tagli delle politiche di austerity, e rischiando di lasciare a casa 150 ragazzi disabili e più di 100 operatori che lavorano per questa cooperativa. Quindi è un documentario che mostra semplicemente quelli che sono gli effetti negativi di queste politiche di austerity sulla vita di tutti noi. Senti, com'era nato tutto, questa idea soprattutto del confronto tra macroeconomia e la piccola realtà di una cooperativa sociale di Monterotondo? Ma guarda, nasce tutto perché fondamentalmente io, Adriano e Federico, che siamo registi, per anni avvertivamo proprio anche sulla nostra pelle questa crisi, e non trovavamo delle risposte, o perlomeno trovavamo tantissime risposte negli organi di informazione, che erano sempre le stesse, e quindi avevamo un senso di frustrazione, e quindi è iniziato un'indagine innanzitutto per capire noi che cosa ci fosse realmente dietro la parola crisi economica, no? Che abbiamo sentito per anni: dobbiamo fare i sacrifici, staremo un giorno meglio, dobbiamo fare le riforme strutturali, la crisi ce la meritiamo perché siamo incapaci di gestirci, siamo incapaci di gestire le nostre economie. E quindi nasce come nostra indagine personale, proprio per capire noi in prima persona che cosa stesse accadendo nel nostro paese. Ci siamo accorti che non era un problema appunto solo del nostro paese, quindi non era il problema semplicemente delle nostre politiche, dei vari Berlusconi, delle varie mafie capitali, della corruzione, ma ci siamo resi conto che era un problema europeo. E a quel punto abbiamo deciso appunto di alzare un po' il tiro e appunto interpellare persone di una grande professionalità, come appunto Noam Chomsky, quello che dicevo prima, Stephanie Kelton, advisor di Bernie Sanders, per capire meglio che cosa ci fosse. E non abbiamo voluto appositamente chiedere, far fare un'analisi a quelle persone che per 20 anni hanno popolato tutti i salotti televisivi e ripetevano sempre lo stesso mantra.
Senti, allora intanto uno dei pregi del documentario è attraverso dei concetti, delle parole piuttosto semplici, rendere chiari delle questioni economiche fondamentali e tra l'altro attraverso le parole dei vostri ospiti smontate tre di quelli che sono i cardini della politica economica europea e internazionale, ossia il debito, il deficit e l'inflazione. Sì, appunto, come dicevo prima, abbiamo cercato di smontare uno a uno tutti quelli che sono stati i dogmi che ci hanno inculcato in questi ultimi anni, come appunto il 3% del deficit, che è una regola che è totalmente priva di una base scientifica, creata e inventata in una notte da un funzionario del governo di Mitterrand in Francia e che poi è stata ripresa da Trichet in Europa nel trattato di Maastricht, una teoria che creata casualmente mettendo in rapporto il deficit al PIL, ma che non ha una vera e propria teoria economica dietro, ma è una semplice proporzione. Sì, sì. Un altro abbiamo appunto, secondo me e secondo noi, la forza del documentario appunto è il far vedere come questi paradigmi su cui si basano le politiche d'austerity, non avendo appunto una base scientifica, però vanno a colpire direttamente le nostre vite. Sì, sì, sì. Uno dei concetti interessanti è quello della moneta che quando non viene più stampata dal paese riduce drasticamente la sovranità nazionale, il che non crea un'interdipendenza comunitaria come nel caso dell'Europa, ma una dipendenza da macroorganismi economici che decidono sulle nostre vite. Sì, sì. Certo, infatti là possiamo anche un po', no, ricordare la metafora degli ossi che fa Mosler e ci fa vedere come in un sistema come il nostro se vengono dati 95 ossi in una stanza, 95 ossi in una stanza con 100 cani, rimarranno sempre 5 cani senza osso e per queste problematiche la microeconomia non può far nulla, perché appunto queste, diciamo, la quantità delle ossa vengono decise dalla macroeconomia, vengono decise dalle politiche di questa eurozona abbastanza strana, ed è stata tolta la possibilità ad ogni nazione, a ogni paese di poter gestire la propria politica economica, perché sì, appunto non abbiamo una nostra moneta, ma una moneta straniera che dobbiamo prendere in prestito. Soprattutto le possibili soluzioni vengono ovunque individuate nella riduzione del debito e quindi nel taglio della spesa, il che colpisce poi l'occupazione, lo stato sociale, e vengono attuati dei tagli che colpiscono in realtà le fasce più deboli della popolazione. Sì, sì, anche qui il collegamento che facciamo sulla vita reale, quindi sulla nostra cooperativa, a mano tagliando tutte le spese, quello che ne ha fatto più i conti è stato appunto il welfare state, e quindi la tutela di quei diritti sacri che abbiamo conquistato negli anni nel dopoguerra e che mano a mano stanno disintegrando. Diciamo che il pungiglione è una storia simbolica anche per quello, perché appunto rappresenta l'ultimo baluardo del welfare state. Sì, sì, sì. E se una nazione non è più in grado e non può più gestire le economie e poter avere una politica espansiva nel welfare state, non pensiamo che possa essere definito un paese moderno, e ci piacerebbe vivere in un paese moderno, in un'Europa moderna. Mirko, che uscita sarà quella di Pigs? Sarà un'uscita piccolina con il nostro distributore Andrea Cirla della Pierrouge, ma molto agguerrita. Saremo a Roma oggi, il film uscirà il 27 aprile, oggi uscirà.
A Roma abbiamo in programmazione nelle sale del Jolly, nelle sale del nuovo Cinema Olimpia, e poi saremo a Torino al Cinema Nazionale, a Milano al Cinema Beltrade, a Bologna questa sera al Cineteatro Orione, a Perugia al Cinema Zenith, a Reggio Calabria, a Palermo, e poi è importantissimo diciamo andare subito da oggi nel primo weekend, perché appunto abbiamo bisogno del contributo di tutti, e più persone vanno al cinema e più c'è possibilità che questo film venga visto e che vengano ampliate le sale che distribuiscono questo film. Quindi è importantissimo che le persone vadano a vedere Pigs. Un abbraccio Mirko, a risentirci presto. Grazie a voi, ciao. Ciao. Mirko Melchiorre, co-regista del documentario Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi a combattere l'austerity.